Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi perché appunto vorrei farvi un video sulla mia skincare serale. È un video che mi sta molto a cuore perché io sono una vera e propria patita per la skincare, per la cura della pelle. E sono un paio d'anni, comunque negli ultimi anni, mi sono veramente appassionata tantissimo, quindi ancora prima del make-up sono ancora più patita appunto per la skincare. E volevo appunto approfittare di questo momento delicato dove siamo tutti a casina e per tenervi compagnia e per tenermi compagnia in primis me stessa, e quindi ci teniamo compagnia a vicenda. Quindi vorrei appunto cercare di caricare più video in modo che le persone appunto che mi seguono, che non sanno che fare o che magari cercano qualche informazione su qualche prodotto, ce l'hanno appunto a portata di mano. Vorrei iniziare subito mostrandovi appunto la skincare serale, come vi ho detto. Poi procederò facendo un altro video sulla skincare mattutina. L'ho voluta dividere, ci ho voluto dividere le due fasi perché sennò sarebbe venuto un video troppo lungo e magari anche un po' confusionario. Mentre così, secondo me, la cosa rimane più semplice anche per tutte quelle persone che non usano abitualmente più prodotti al di là dello struccante, e quindi non volevo si confondessero tutto qua. Allora, appunto, io inizio struccando molto bene la pelle, non vado mai a letto truccata. Negli anni passati mi capitava appunto di andare a letto truccata quando ero più piccolina, e anni indietro, e se tornassi indietro, veramente a costo che mentre dormivo, ma andavo a letto, non so, mi buttavo dell'acqua micellare addosso, ma mi raccomando, è importantissimo non andare a letto con del trucco indosso, perché questo fa sì che la pelle, appunto, i pori vengono ostruiti dal trucco. La mattina sicuramente, oltre ad aver sporcato lenzuola e quant'altro, appunto, avete la pelle che ha assorbito e si è mangiato tutto il prodotto, quindi vi causerà la fuoriuscita di brufoli. Poi fa invecchiare, fa male, ragazzi, andare a letto col trucco, perché appunto il trucco ostruisce la pelle. Quindi io, se vi posso consigliare, vado a struccarmi con quest'acqua micellare della Garnier, ormai sono anni che utilizzo sempre solo lei. Perché è un'acqua micellare con cui mi trovo veramente bene, a un prezzo basso mi strucca bene sia il viso che gli occhi senza andarmeli a bruciare. Una cosa fondamentale perché tantissimi struccanti mi vanno a bruciare gli occhi e penso che avete capito quella sensazione, oppure di vista offuscata, appannata, è terribile. Quindi questa qui ve la straconsiglio perché veramente è ottima e ultimamente la sto utilizzando solo per struccare il viso, quindi procedo struccando il viso con lei, poi procedo andando a struccare gli occhi, ovviamente tutto con dei batuffoli di cotone, dei dischetti di cotone. Per gli occhi procedo utilizzando lei, ho voluto provare quest'altra versione di acqua micellare di Garnier, questa è una versione bifasica come vedete, quindi andandola ad agitare si unisce la parte liquida con l'olio. E questo farà sì di andare a struccare bene il nostro trucco waterproof, quindi a sciogliere bene il mascara, e quando abbiamo appunto il trucco quello più carico, utilizzo lei. Devo dire che seppur mi ero trovata molto bene con la sua sorellina, che è l'acqua micellare sempre bifasica, però con l'olio d'argan, comunque quella gialla, vi lascio una foto. Qui, a differenza dell'altra, mi ha causato un po' di bruciore sugli occhi, ma non tutte le volte che la utilizzo, quindi ancora la sto portando avanti per questo. Però devo dirvi che anche per il viso è ottimo perché è una pelle comunque più secca della mia, perché ecco, magari per chi non mi segue, io ho una pelle mista tendendo al grasso, quindi specialmente nella zona T mi si lucida tanto. Però questa qui appunto ve la consiglio anche per il viso, specialmente nelle giornate fredde. Poi sto anche utilizzando quest'altro struccante che alterno a quest'altro. Questo qui è uno struccante di Puro Bio, sempre per viso e occhi, e lo vado ad utilizzare appunto per gli occhi. Uno, come vedete, è bifasico, mi piace tanto, ha una buona profumazione, non mi brucia gli occhi, anche questo qui ve lo consiglio. Fatto questo, dopo aver rimosso appunto il trucco con l'acqua micellare, vado con il mio Foreo. Allora, ragazze, questo è un dispositivo che utilizzo da tanto tempo, non mi ci voglio soffermare, un dispositivo che utilizza le pulsazioni T-Sonic, quindi per andare a rimuovere il trucco ed attivare la circolazione. Quindi sicuramente avrete una pelle non solo più pulita, ma anche più luminosa e più rimpolpata. E devo dire che lo utilizzo da anni e mi ci trovo benissimo, magari vi posso fare un video a parte. Andando ad utilizzare questo qui, che è un latte viso appunto della Sien.
Questo è un latte detergente viso al latte d'asina bio. Devo dire che è una profumazione molto buona, è molto idratante, mi piace il dispenser, se lo trovate prendetelo perché questo qui è un prodotto ottimo ed è anche appunto bio come vi ho detto. Lo alterno a questo qui, che appunto è sempre un detergente di Kiehl's, che è veramente straamo, un detergente adatto a tutti i tipi di pelle, vi lascia una pelle veramente super mega idratata. Devo dire che tra i due ovviamente preferisco questo di Kiehl's perché noto veramente l'azione idratante, però ovviamente stiamo parlando di 2 euro di prodotto a 10 euro, quindi io li alterno e vedete voi quale acquistare. Quindi che faccio? Prendo questo detergente, che poi sarebbe un semplice latte detergente, lo metto sul mio dispositivo e vado appunto a effettuare i movimenti circolari e così facendo effettuo appunto la rimozione del trucco totale. Poi mi sciacquo il viso con dell'acqua. Una volta asciugato il viso, procedo con il tonico. Anche qui una cosa importantissima che quando ero più piccola non mi rendevo conto di quanto sia importante la fase del tonico, perché il tonico vi va a ristabilire il pH della pelle, visto che l'acqua comunque all'interno del calcare ed è anche aggressiva allo stesso tempo. Il tonico vi va a ridare appunto la oltre alla tonicità, anche il giusto pH. Io al momento utilizzo questo qui di The Ordinary, che è un valido sostituto del tonico di Pixi, il Glow Tonic. Vi lascio una foto. Chi non ha mai comprato quel prodotto, può tranquillamente passare a prendere questo, perché quello lì è un prodotto che ha le stesse funzioni di questo. Entrambi hanno l'acido glicolico e l'acido glicolico va ad esfoliare la pelle. Una cosa molto importante è che questo prodotto, come l'altro, va utilizzato solamente la sera e l'indomani dovete obbligatoriamente mettere una protezione solare. Dico obbligatoriamente perché essendo che vado a esfoliare la pelle, siamo più a stretto contatto con i raggi UV, oppure applicate un fondotinta con protezione solare, quindi ci sono parecchi prodotti ormai sul mercato che hanno l'SPF all'interno. Ecco, io faccio così. Quindi, se dovete ancora provare un prodotto con l'acido glicolico, vi consiglio questo perché sono 240 ml di prodotto e costa 7-8 euro. E mi sto trovando da Dio, vi fa veramente la differenza, vi manda via i brufoletti, vi illumina la pelle è proprio più bella, più sana, più luminosa, mi strapiace, da subito noterete la differenza. Una volta applicata il tonico, procedo con l'idratazione. Prima di mettere la crema è molto importante mettere un siero. I sieri che vado ad utilizzare in questo periodo sono, anzi, è questo qui di Kiehl's, il famosissimo siero alla lavanda. Questo è un siero con il 98% di ingredienti naturali. Devo dire che ce l'ho dall'inverno scorso e non so se riuscite a vedere, ancora sono qui. È un siero appunto a contagocce, come vedete, e ne bastano veramente 3 gocce da mettere sulla mano, sul palmo della mano, spalmare e andare a tamponare sul viso, quindi non trascinarlo ma tamponarlo. Devo dire che mi trovo da Dio, mi dà quella sferza di idratazione in più che quando appunto la pelle è dissetata è veramente è un toccasana, appunto. Poi è un prodotto ottimo, distende la pelle, la illumina, la idrata veramente al 100%. Se avete una pelle molto molto grassa, vi consiglio di mettere solo lui, ma anche per una pelle mista come la mia, messo in combinazione con la crema, va benissimo. Non vi ritrovate la faccia unta, non vi ritrovate la fuoriuscita di nessun brufolo. Veramente mi piace tantissimo e ragazze, credetemi, il siero fa la differenza nella skincare. Il siero è quasi più importante della crema idratante in sé per sé. Come crema, invece, vado a mettere sempre questa qui di Kiehl's che avevo comprato in un cofanetto. Questa crema è veramente particolare perché guardate la consistenza, sembra densissima, quindi sembra una crema tutta che è adatta a delle pelli miste. Invece è una crema che cioè è perfetta, è perfetta, è perfetta. Può essere utilizzata anche prima del trucco e delle volte la utilizzo anche la mattina, però principalmente la sera perché veramente è idratante ma non è grassa, mi piace tantissimo, la pelle veramente è idratata per anche la mattina seguente. E mi piace tanto, ragazze. Questa è una crema super mega valida dove potrei parlare per ore. Comunque, la mia crema attuale è questa qui, la mia crema di se della sera, insomma, di sera uso creme più corpose rispetto al giorno. Poi un'altra crema che ho utilizzato tantissime volte, che ho ricomprato poi tantissime volte, è qui di Nakomi all'acido ialuronico. Questa è una crema ottima, fenomenale e bio, quindi veramente ha tutto l'inci verde ed è una crema con cui mi trovo benissimo, lavora tantissimo bene come questa qui di Kiehl's,
con la sola differenza che questa qui la trovo leggermente un po' più leggera, anche se è veramente ottima. Poi, come sappiamo, comunque l'acido ialuronico è fondamentale per far sì che la nostra pelle rimanga tonica e mantenga appunto la giusta idratazione, la giusta giovinezza, se vogliamo dire così. Poi, fatto l'idratazione del viso, procedo con gli occhi. Per gli occhi anche ultimamente sto utilizzando un siero sempre di The Ordinary, quindi prima di andare a mettere il contorno occhi metto questo qui, che è un siero alla caffeina, che promette di andare a ridurre le occhiaie e i segni di espressione. Devo dire che ancora questa miracolosa efficacia non l'ho notata, però sicuramente vedo maggiore idratazione del contorno occhi. Parlando poi di 30 ml di prodotto, dove guardate, come vedete, basta veramente che questa pompettina l'appoggio sul contorno occhi e ho già fatto, quindi penso che mi durerà 30 anni e mi sto trovando bene anche mettendo il siero prima del contorno occhi. E come contorno occhi vado ad utilizzare questo qui, che è il Vichy Mineral 89, appunto per gli occhi. Mi ero trovata benissimo con la versione per il viso, quindi il booster all'acido ialuronico che veramente vi straconsiglio. Questo qui, come vedete, ugualmente lo sto terminando. È un contorno occhi molto leggero, con lo stesso principio del booster del viso, e devo dire che mi piace, sì, però da solo per l'inverno lo trovo poco adatto. Quindi io vado a mettere prima lui e poi questo qui, che è un contorno occhi al melograno di Sien, che costa veramente pochissimo e devo dire che è valido, cioè dà l'idratazione, ovviamente non lo andrei a consigliare a persone con una pelle molto matura, ma a persone che hanno delle esigenze molto basiche, quindi vado ad idratare il mio contorno occhi in questo modo, ma quando ho bisogno di più idratazione, di più che sento il mio contorno occhi tirare, che è più secco, che è più stressato perché magari abbiamo esagerato col correttore, perché magari abbiamo preso troppo freddo, vado ad utilizzare il contorno occhi di Kiehl's all'avocado. Questo è un contorno occhi che mi piace tantissimo. Diciamo che è il contorno occhi più idratante che io abbia mai provato, ma devo dire che in generale penso che sia uno di quelli più idratanti sul mercato, almeno così. Questa è il suo, diciamo, la sua nomina. E devo dire che mi trovo da Dio. È un contorno occhi che ne basta pochissimo. Potete lasciarlo anche su come maschera. Infatti, delle volte mi faccio un impacco. Diciamo che i prodotti di Kiehl's sono veramente molto, molto buoni. A questo punto vado ad idratare le labbra. Se ho necessità, vado a fare uno scrub, quindi tolgo le pellicine per non farlo la mattina, appunto perché la mattina si ha più tempo. E utilizzo questo qui di Sephora, che è un classico burro cacao, però con all'interno dei granuli, che non so se al momento si riescono a notare, quindi nel momento in cui lo metto non solo idrato le labbra, ma le scrubbo anche. Se ho tempo lo lascio agire su, perché comunque ha dei principi idratanti, se no lo vado a rimuovere subito e vedrete subito le labbra più rimpolpate e più idratate. Ultime cose che vado a fare la sera, prodotto preferito di tutti quelli che vi ho citato, ed è appunto il peeling di The Ordinary. Questo è un prodotto super mega chiacchierato, sicuramente stravisto sul web, ed è un peeling chimico, cioè è una sorta di liquidino rosso, come vedete. Ecco, lo si mette sul viso e lo si lascia agire 10 minuti e poi vedrete la vostra pelle super mega luminosa e rinata, perché va a sostituire lo scrub, per quello è chimico, perché appunto agisce e fa tutto da solo. Devo dire che mi sto trovando da Dio, forse è meglio che questo prodotto ve ne parli in un altro momento, in un altro video, però lo utilizzo la sera perché poi appunto ci vado a mettere tutti questi prodotti super mega idratanti e quindi mi trovo bene utilizzandolo la sera, anche perché è lo stesso principio di questo qui, che all'interno appunto ha dell'acido glicolico e quindi nel momento in cui lo andate a mettere avete bisogno sicuramente di una protezione. Per concludere, se non faccio lui, vado a mettere questa maschera di Clarins. Questa è una maschera che mi sta piacendo tantissimo. Io ce l'ho in questo formato piccolo, ma è una maschera da notte, cioè la mettete al posto della crema o in più alla crema. Quindi dopo la crema vado a mettere uno strato di questa maschera che non va a sporcare assolutamente le lenzuola, viene assorbita dalla pelle e al mattino avrete una pelle come se fosse state alla spa. Avete la pelle veramente super mega idratata e luminosa. Lo so che sembra tutto ripetitivo quello che vi sto dicendo, ma essendo una gran fissata di prodotti skincare, veramente li vado a selezionare con cura. E quando ne termino uno, se non mi ha veramente soddisfatto al 100%, io vado avanti cercando sempre il prodotto migliore, quello più adatto alle mie esigenze. E questa qui veramente mi sta piacendo tantissimo, questa maschera da notte, che una volta terminata sicuramente l'andrò a ricomprare ed è venduta appunto sul sito di Sephora. Poi appunto, come vi ho detto, idrato le mie labbra, principalmente la sera, non è importante
che marca, ma io vado ad utilizzare comunque dei balsami naturali perché per la sera voglio qualcosa che mi va realmente a nutrire e quindi appunto utilizzo dei balsami con dell'inci verde. Penso di avervi detto tutto, di avervi mostrato tutto. Lo so che possono sembrare tanti passaggi, che può sembrare tutto molto confusionario, ma una volta che capite l'andamento, una volta che capite appunto l'ordine dei prodotti, è molto molto semplice e vedrete la pelle cambiare da così a così. Veramente la mia pelle è cambiata a distanza di qualche anno. Ovviamente non cambia dall'oggi al domani, ma comunque se avrete veramente cura e attenzione. E appunto anche un semplice tonico che molte persone dicono: ma tanto a che serve il tonico? Vi può fare la differenza, credetemi, vi fa la differenza. Io ragazzi, appunto, vi saluto, spero appunto che passeremo questi giorni nel meglio dei modi, tranquille, ce la faremo, non fatevi prendere dall'ansia, vi sto parlando per tutta la situazione appunto che c'è in Italia. Mi raccomando, siamo forti, stiamo tranquille e rilassiamoci, appunto, godiamoci questi momenti di relax a casa. Vi mando un bacione e sicuramente ci vedremo in un prossimo video.